giorni e dice ringrazio. Ricordo da sindaco che attività che abbiamo veramente fatto con grande sacrificio, ma portando avanti il canone che da sempre ci ha ispirato, cioè promettere poco, mantenere quel poco che si è promesso, essere chiari e leali, ristabilire un rapporto, se mi consente, il presidente dell'amministrazione provinciale, quasi come se fossero due corpi separati perché avevano un'origine diversa. Ho cercato di dare dignità al lavoro di entrambi, riconoscendo che il ruolo del dipendente è un ruolo fondamentale, a prescindere dal fatto che se l'abbia scelto io perché magari mi sono messo una persona di staff e non lo faccio. Ai tavoli delle delegazioni trattanti ho fatto il sacrificio, ma lo dico perché da sindaco e impegni anche nella mia città, di venire quasi tutti i pomeriggi per dare il segnale del rispetto alle organizzazioni sindacali che chiedevano la presenza espressa non del tecnico che era più che competente, il professore Pasolino, che ringrazio per la sua amabilità, veramente maiuta alla costruzione, è un'attività che rende ancora il senso e che rende ancora il cittadino soddisfatto. E ringrazio quanti hanno collaborato con me e continueranno a collaborare con lo spirito di poter portare fino all'ultimo minuto, ove avremo la funzione pubblica, il massimo che possiamo portare. In momenti di difficoltà ci si mette di più la faccia, perché abbiamo poco da poter spendere, ma con quel poco potremo ottenere maggiori risultati. Questo è lo spirito che mi ha animato e che mi continuerà ad animare. Grazie. A pagare i lavori alle imprese, quindi mettere per quanto possibile risorse dal tessuto economico, a garantire le esigenze del welfare per quelle che sono le sue competenze. Certo c'è un nodo da risolvere, ma questo appunto dipende dal livello nazionale, e per questo chiaramente chiedere il contributo del Presidente. Cioè la provincia sarà messa in condizione ancora di svolgere il suo ruolo. Quindi alla domanda, Giulio, va bene, riceverà. Allora, voglio innanzitutto salutare coloro che sono presenti, naturalmente il Presidente della Commissione, Salvatore Memoli, ma ho visto anche i consiglieri provinciali, Salvatore Bottone, Caroccia e Gallucci, che naturalmente ringrazio anche per l'attenzione rispetto a questi momenti che sono di comunicazione, non solo interna, ma anche di consapevolezza del momento che noi viviamo, così come naturalmente voglio ringraziare i dirigenti dei settori che in collaborazione stretta con l'assessorato hanno portato avanti con i loro uffici quelli che sono gli indirizzi politici e quelli che sono i momenti di confronto rispetto ad un, lo possiamo dire senza indugio, momento di impazzimento di quelle che sono le politiche finanziarie, dunque anche del personale e dunque anche nell'ambito della ricaduta sociale che queste decisioni hanno rispetto a quella che è la vita degli enti locali, che sono quelle istituzioni che assicurano i servizi ai cittadini. E dunque naturalmente personale. Caro Amilcare, io ti ringrazio anche per aver voluto organizzare questo momento in cui si rende conto attraverso la stampa ai cittadini di quello che è l'operato dell'amministrazione provinciale e naturalmente per tutto quello che è stato fatto in continuazione di quegli indirizzi politici che già avevano conosciuto la propria genesi attraverso quelle che sono le azioni che sono state, che noi lamentiamo, non le lamentiamo a difesa delle nostre poltrone, le lamentiamo a difesa della dignità di un'istituzione che non è nostra, è dei cittadini. E i tagli, come sto dicendo ormai da più di un anno in maniera pressante, finiscono per rappresentare una caduta di servizi per i cittadini.